Senti, Daniele, l'intervista tua mi era piaciuta particolarmente per un motivo, che tu a un certo punto insomma, ne sapevi delle RSA, sapevi delle case di riposo del Nord. Hai visto, è venuto fuori tutto poi. Però vorrei riprendere quel discorso, insomma, perché mi sembra particolarmente importante. Diciamo, la questione che è venuta fuori parlando con voi è questa sostanzialmente, cioè che le scelte istituzionali che ha fatto la Regione Lombardia negli ultimi 15 anni, sostanzialmente 15-20 anni, e che hanno portato ad una sostanziale parità tra pubblico e privato nell'organizzazione sanitaria, hanno determinato uno squilibrio nella gestione dell'emergenza che, diciamo, fino a qualche giorno fa, finché appunto ne parlavamo noi, aveva dell'incredibile, no? Sembrava una bufala. Cioè, scatta l'emergenza, vengono ricoverate molte persone negli ospedali per fare posto dentro gli ospedali ai nuovi malati, si spostano quelli in via di guarigione dove nelle strutture, tra l'altro per lo più private, che comunque direttamente o indirettamente la Regione Lombardia in qualche modo gestisce, dirige, e imponendo la Regione Lombardia stessa a queste strutture di prendersi delle persone in via di guarigione. Tutti gli scienziati ci stanno dicendo da mesi, quindi anche un cretino ignorante come me su questioni sanitarie l'aveva capito, dicendo a tutti quanti: attenzione, perché il fatto che un malato di Covid sia in via di guarigione non significa che non sia in grado di trasmettere l'infezione, anzi, per molto tempo può trasmettere l'infezione. Addirittura noi non sappiamo nemmeno in che senso è guarito, perché i tamponi che si fanno ripetutamente devono poi diventare negativi, no? Quindi finché il tampone non è negativo, e non è detto che col tampone negativo la persona non trasmetta la malattia. Ora, che dei dirigenti, diciamo, della sanità pubblica o privata che sia, sottovalutino un aspetto di questo genere è quantomeno curioso. Okay? Adesso qualcuno comincia a dire che è addirittura criminale, perché se sono morte in una sola regione italiana 11.000 persone, diciamo che è un problema serio, è quasi una strage. Allora, perché parlavamo di questo? Perché alcune scelte politiche, alcune scelte politiche ed economiche che poi hanno un forte impatto sociale, come le scelte sulla sanità, le scelte sulla scuola, sui servizi in generale, che sono state fatte sulla spinta di un'idea di ridimensionamento dell'intervento statale nella nostra società, hanno poi disarmato. Per esempio, in questo caso, la sanità stessa l'hanno disarmata e resa impotente di fronte al virus. Ora, per esempio, l'altra cosa altrettanto straordinariamente grave è il fatto che qualche giorno prima che scoppiasse il virus, uno degli uomini più importanti della Lega, Giorgetti, dichiarò che i medici di base erano sostanzialmente inutili, quindi in qualche modo dicendo che da un punto di vista proprio politico, il suo partito ritiene quella articolazione della sanità vicina ai cittadini e che in qualche modo fa da drenaggio rispetto alle strutture ospedaliere, che i medici di base fossero diventati inutili. Chi si rivolge più ai medici di base? Insomma, per farla breve, tutto questo ci racconta di una impostazione politica e economica che privilegia il business rispetto alla cura della persona. E secondo me, da oggi in poi, noi questi temi non possiamo più trattarli
trattarli con la superficialità con cui li abbiamo trattati fino ad oggi, né dal punto di vista politico, né dal punto di vista dell'informazione, né tantomeno da un punto di vista personale, perché ciascuno di noi deve essere in grado di capire come relazionarsi e che cosa aspettarsi dal sistema sanitario, regionale o nazionale che sia, ed è un tema fondamentale. Senti, sì, verissimo. La cosa, come dire, quasi una premonizione nella tua osservazione delle case di riposo di Padova, mi sembra, che dicevamo nell'altra sessione che abbiamo fatto, e tu la identificavi proprio come un vero e proprio business, il business dei vecchi. E quindi adesso, ad esempio, a Milano, di nuovo Trivulzio, insomma, cioè, i corsi e i ricorsi della storia, insomma, vengono messi sotto inchiesta per strage, insomma, mentre se spartiscono 500.000 euro tra i dirigenti, insomma, di bonus vari. Ma guarda, senza entrare, diciamo, nella cronaca di questi fatti, che in qualche modo le cose sono già chiare e diventeranno ancora più chiare, speriamo, con le commissioni d'inchiesta, se sono state fatte per chiarire e non per affossare, diciamo, la verità, lo vedremo presto. Però la questione qual è? La questione è l'impostazione, diciamo, economicistica e produttivista dell'organizzazione sociale. E in una regione importante come la Lombardia, il fatto che le riposo siano così sviluppate, così, diciamo, mi è capitato di vederne qualcuna così belle, in Veneto in particolare ce ne sono alcune che sono straordinarie, fa un po' a cazzotti con il fatto che con un semplice provvedimento regionale sono diventate delle discariche di esseri umani ammalati, che poi a loro volta hanno trasmesso il virus alle persone presenti. In qualche modo qualcuno ha sottovalutato il valore, diciamo, il valore della vita delle persone ricoverate dentro queste strutture, considerandole sostanzialmente inutile. E in una regione dove l'organizzazione produttiva è molto capillare e dove la maggior parte di queste persone anziane sono probabilmente anche persone che hanno contribuito in maniera non indifferente alla ricchezza sociale di questo posto. Ora, il meccanismo che sta venendo fuori di gestione delle persone anziane nel suo complesso è un meccanismo che dovrebbe farci riflettere, perché in qualche modo denuncia una cosa fondamentale, cioè il fatto che l'organizzazione sociale, l'organizzazione economica che ruota intorno alla gestione della longevità ha una sua manchevolezza profonda e una sua spietatezza proprio nel momento in cui serve come parcheggio per persone che vengono ritenute non più capaci di produrre. Okay? Se noi impostiamo e costruiamo la nostra società in questi termini, è chiaro che degli amministratori pubblici non si fanno alcuna remora a utilizzare questi luoghi, anche meravigliosi, anche benissimo organizzati, come discarica di persone infette, perché il loro problema principale è la relazione che hanno col mondo produttivo, e tutto ciò che è ritenuto improduttivo non ha alcun valore, non ha alcuna importanza. Questo discorso io lo facevo non in termini morali, ma in termini proprio politici, cioè che cosa noi pensiamo del valore della vita dei singoli cittadini nelle varie fasi dell'esistenza degli esseri umani, no? Che valore diamo a queste fasi? Se prevale il valore economico, allora noi possiamo cadere, anche in presenza di strutture straordinarie, possiamo cadere in errori di valutazione madornali come quelli che stanno emergendo nella gestione delle RSA in Lombardia.
Mi collega a questo discorso della inarrestabile prevalenza del profitto. Noi siamo in presenza ora del tentativo di riaprire in qualche modo il paese, alcune attività produttive, eccetera. Il rischio, ancora una volta, è che ci sia una prevalenza del profitto e quindi non si tenga in considerazione sufficientemente la salute e i bisogni. È chiaro che non puoi restare all'infinito così, ma ci vuole un equilibrio che non venga dettato dalla Confindustria, ma che ci debba essere appunto un equilibrio e in qualche modo sarebbe auspicabile una gestione collettiva, un'autogestione di queste riaperture. Ma allora, di nuovo, la nostra società è una società basata è una società industriale, industrializzata. Noi facciamo un po' fatica a concepirla così perché, soprattutto noi che viviamo in regioni dove in realtà il tasso di industrializzazione è inferiore rispetto a quello delle regioni del nord, noi facciamo fatica a capire che il livello di organizzazione sociale che ruota intorno all'industrializzazione fa sì che sia la società stessa a concepire la forma industriale come una forma di vita, come una finalità della vita. Allora, in questi luoghi è molto difficile, in questi luoghi dove c'è un'altissima percentuale rispetto alla cittadinanza di imprese e di persone che producono piccole, sto parlando di piccole e medie imprese che sono distribuite capillarmente, sono milioni di piccole e medie imprese tra Regione Lombardia, Piemonte e Emilia-Romagna, milioni, non decine di migliaia o centinaia di migliaia, vuol dire che in qualche modo il tessuto sociale in qualche modo tende a coincidere con quello industriale. Nel momento in cui si ferma l'industria, in qualche modo è come se venisse meno il senso stesso dell'esistenza. Per cui in questi luoghi, in realtà, il lockdown non c'è stato mai, nel senso che ci sono alcune persone che testardamente, e non le sto giudicando sul piano morale, è solo un'osservazione, tento di fare un'osservazione, diciamo, obiettiva, testardamente hanno continuato a produrre nonostante la situazione in cui siamo precipitati dal punto di vista sanitario. Ora, chi fa attività politica e amministrativa ha a che fare con questa cosa qui. Per esempio, dicevamo l'altra volta, un'altra delle cose che sta venendo fuori in maniera drammatica è che quando in alcune zone della Lombardia era stato stabilito la realizzazione di una zona rossa, ma gli industriali di queste zone si sono messi di traverso e hanno impedito la realizzazione delle zone rosse. Allora ha fatto più comodo, evidentemente, che venisse dichiarata zona rossa l'intera Lombardia per avere libertà di movimento sul loro territorio. Questo tipo di meccanismi sono dei meccanismi che stanno in qualche modo mettendo in contraddizione profonda, le varie spinte che ci sono nella nostra società. Alcune persone la pensano come te, cioè pensano prima di ritornare a lavorare, prima di tornare a produrre, dobbiamo risolvere il problema sanitario. E ci sono però molte altre persone che pensano che se noi non torniamo a produrre, comunque la nostra società finirà male, diciamo. No? Se non moriremo di virus, moriremo di fame. Ora, è chiaro che questa nevrotizzazione del dibattito pubblico, dell'analisi politica, dell'analisi sociologica, dell'analisi giornalistica, questa è una nevrotizzazione del dibattito che ci porta a contrapporci su cose che sono addirittura incomprensibili per la maggior parte dei cittadini. Il cul-de-sac in cui è infilata la nostra politica è proprio questo. Cioè, negli ultimi anni noi abbiamo eletto nel Parlamento delle persone a prescindere dalle loro competenze, perché abbiamo detto, ci siamo detti, che era meglio metterci degli utili idioti piuttosto che metterci delle persone competenti, e adesso abbiamo affidato a queste persone totalmente incompetenti per lo più il destino dell'intera nazione, no? Quindi è quasi una beffa della storia. Ora noi come facciamo a uscire da questo cul-de-sac se non ci diciamo la verità? E la verità è semplice. La verità è che finché c'è in giro il virus e finché noi abbiamo la possibilità di contagiarci a vicenda,
non possiamo tornare a fare la vita, a vivere nel modo in cui vivevamo prima. Accettare psicologicamente questo dato di fatto significa accettarlo anche politicamente e culturalmente. E significa però anche accettare il fatto che alcuni settori, per esempio il nostro, quello del cinema, dello spettacolo, sostanzialmente non ripartiranno finché non c'è un vaccino. Ora, come vedete, tutte queste cose messe insieme farebbero tremare le vene di polsi a chiunque, al punto che noi, gli italiani, pare in maggioranza, si riconoscono nella incompetenza del governo, perché comunque è comunque qualcosa a cui aggrapparsi. E adesso però, tra qualche giorno, misureremo nella pratica, anche dal punto di vista del valore economico, che cosa significa essere governati da persone che sanno quello che stanno facendo, oppure no. Ecco, questo è vero dal punto di vista delle regioni, dei comuni e del governo. E noi, che facciamo il nostro lavoro, dobbiamo essere all'altezza di questa analisi. Perché non solo perché ci riguarda individualmente, personalmente, ma perché noi, se non siamo in grado di capire queste dinamiche e questi processi, non saremo mai in grado di raccontarli. Senti Daniele, per quanto mi riguarda ti voglio fare un'ultima domanda, che è la seguente. Circa mezz'ora fa ho intervistato un esperto di Big Data dalla Silicon Valley e la domanda che gli ho posto è stata anche questa: da adesso in poi, per tanti ordini di motivi, ci saranno dei controlli degli individui particolarmente come dire pressanti, chi lo farà in maniera volontaria ma anche chi lo fa appunto e basta. Lui mi diceva che già la Apple e Facebook e anche lo stesso Bill Gates hanno già impostato intelligenze artificiali, algoritmi per seguire esattamente gli spostamenti, eccetera. E io gli ponevo una domanda: ma una volta fatta una roba del genere, non è che tu torni indietro? E lui obiettivamente mi diceva: oltre che già si sa esattamente quello che accade da tempo, è chiaro che però è veramente molto molto rischioso. Allora, questo molto rischioso per una società come la nostra, che può significare, Daniele? Ma allora, è dall'11 settembre che noi siamo in questa situazione. Cioè è dall'11 settembre che, anche con discorsi ufficiali fatti dai capi di Stato, dalle organizzazioni, diciamo, politiche governative, i cittadini occidentali, in particolare quelli occidentali, ma non solo, noi cittadini occidentali abbiamo accettato l'intromissione nei nostri dati da parte dei sistemi di sicurezza. Ma a fianco a questo fenomeno c'è ormai da alcuni decenni un fenomeno volontario che noi abbiamo ampiamente trascurato, che è legato al fatto che noi, pur di navigare gratuitamente, di partecipare a questa grandissima chance che è la rete, abbiamo regalato i nostri dati e la nostra privacy a delle aziende private, ok? Ed è un fatto, cioè lo strumento che stiamo utilizzando adesso per fare questa registrazione rientra in questa cosa qui. Cioè, come lo stai registrando tu? Se questo strumento qui è stato inventato, che so, la app è stata inventata in Giappone, c'è qualcuno in Giappone che può registrare questa conversazione. Quindi noi abbiamo accettato, non abbiamo accettato semplicemente uno stile di vita, noi abbiamo accettato un modo di pensare. Anche quando usiamo le tastiere, gli strumenti di scrittura, i programmi di scrittura, accettiamo un modo di pensare, perché questi programmi di scrittura standardizzano la nostra scrittura e soprattutto raccolgono dati rispetto a come noi operiamo, e i nostri dati sono l'unica cosa, il motivo per cui noi non paghiamo la rete, a parte le cose, le compagnie telefoniche, il motivo per cui noi non paghiamo è che vendiamo la nostra privacy. Tant'è che se tu dici la parola computer, a un certo punto vai
in giro per casa e parli con tua moglie parlando del computer, siedi, digiti la parola, la lettera C su Google e ti compare computer, perché evidentemente la tua voce viene registrata e viene decodificata per ricerche di mercato. Ecco, io non credo che ci controllino per controllare le nostre menti, non credo che ci sia un grande vecchio che sta dietro questa cosa qui per controllare, però no, è possibile. Ora, con il virus e il controllo delle, attraverso delle app, dei nostri movimenti individuali, cioè di, cosa è già possibile, tra l'altro, perché tutti i sistemi, diciamo, satellitari che utilizziamo per il GPS, che utilizziamo per i telefoni, già funzionano così. Cioè, se tu, polizia, vuoi sapere dov'è Daniele Vicari, lo becchi in un secondo perché sai dov'è il suo cellulare. Allora, tutti questi meccanismi sono già attivi. Ora li vengono semplicemente perfezionati. Noi abbiamo già devoluto, abbiamo già regalato la nostra privacy a aziende private, e queste aziende private la vendono al miglior offerente. Queste sono le leggi di mercato alle quali ci siamo affidati. Io non sono un catastrofista, quindi penso che si possa arrivare a controllare questo fenomeno, a gestirlo, perché comunque la chance che abbiamo di utilizzare questi strumenti è molto importante, però lo dobbiamo decidere. Dobbiamo deciderlo noi cittadini. E quindi per deciderlo dobbiamo parlarne, dobbiamo essere consapevoli di questi rischi, oltre che delle opportunità che ci offrono i social. E anche qui, se il nostro cinema e la nostra letteratura si limita a descrivere e ad amplificare le funzioni del potere come specchietto delle allodole per le masse, così come una volta si parlava dei re e delle regine, ecco che per esempio il nostro cinema non fa altro che nascondere questi meccanismi e renderli accettabili. Se invece il nostro cinema, il cinema documentario, il cinema di finzione, parlo della narrazione in generale, è in grado di interpretare questo fenomeno e di metterlo in relazione con le problematiche della nostra esistenza quotidiana, allora ci aiuta a comprendere e a smontare questi meccanismi. Quindi, ancora di più ora, in questo momento, chi fa il nostro mestiere può svolgere una grandissima funzione, a patto che la voglia svolgere. Una cosa legata, ma in qualche modo che ha una sua specificità. Per mesi, diciamo anni, i telegiornali si aprivano con i migranti, quanti migranti, dove migranti, eccetera, eccetera. Adesso sono spariti, molti migranti però ci sono, molti muoiono in mare, poi c'è la quarantena e poi c'è la Libia nella rotta africana, eccetera. E tu hai fatto il tuo film sulla migrazione. Cosa ne pensi? Che sta succedendo adesso con i muri, con il coronavirus e con tutte le politiche adesso? Semplicemente sta succedendo in questo momento che i temi che ruotano intorno all'immigrazione si sono inabissati da un punto di vista della comunicazione. Perché per esempio nella comunicazione politica che era propria di Salvini il tema era centrale, adesso chiaramente nessuno può far diventare centrale quel tema perché il centrale è la salute, è la questione del virus. Ma le persone che sono presenti sul nostro territorio e che continuano a lavorare, quindi il lockdown anche lì è assolutamente fantasia, diciamo, di scrittori e di giornalisti, perché nelle campagne romane i SIC continuano a lavorare come nelle campagne emiliane, le mucche chi le gestisce? Non è che gestisce un computer, ci sono queste persone che lavorano nelle campagne e ci sono anche gli italiani che lavorano, non ci sono solo i SIC, però in sostanza le comunità straniere presenti in Italia continuano a fare quello che facevano prima, al punto che per esempio svolgono una funzione fondamentale in questo momento nell'economia, perché loro producono e alcuni paesi come il Portogallo hanno deciso di concedere alle persone richiedenti asilo di concedere il visto proprio per permettere a queste persone di accedere ai servizi
ai servizi sociali, di accedere alla sanità pubblica, e questo fa emergere una parte dei problemi che abbiamo, che altrimenti rimangono, diciamo, sotto il pelo dell'acqua della comunicazione sociale. Questa è della comunicazione politica. La presenza di queste persone in questo momento semplicemente noi non la prendiamo in considerazione. Ora, siccome sono arrivate due barchette, Salvini è tornato ad alzare il polverone sui migranti, però è una cosa che funziona poco, perché in questo momento noi siamo talmente spaventati che siamo tutti in casa. Infatti il mistero della disciplina degli italiani sostanzialmente si risolve nel fatto che abbiamo paura di prenderci il virus, non è che abbiamo fatto una grande scelta etica stare a casa, no? Ci caghiamo sotto perché sennò ci becchiamo il virus e quindi stiamo a casa. È un atto principalmente egoistico, non è un atto altruistico. Dopodiché ci facciamo sopra la retorica nazionale, cantiamo l'inno nazionale alla finestra. Adesso il 25 aprile canteremo Bella Ciao, ma sempre, diciamo, sempre dentro questo meccanismo siamo imprigionati. Allora, gli stranieri, gli immigrati in questo momento. Noi facciamo finta di non vederli, anche perché ci fa comodo che qualcuno produca quello che noi non possiamo produrre. E quindi in questo momento siamo addirittura più ipocriti di prima. Questa ipocrisia che noi manifestiamo bellamente dicendo che comunque tutti vanno aiutati, sulla questione dei migrati è madornale. Credo che tra poco, quando scopriremo che abbiamo bisogno di altri 10 milioni di persone per far andare. E per far uscire dalla recessione l'Italia, che uscirà da questa vicenda con meno 10 o meno 15 di PIL, ne vedremo delle belle, perché senza l'apporto di forza lavoro energica, giovane e che è capace di costruire il futuro, il nostro paese è difficile che ce la faccia ad uscire da questa situazione. Quindi tutto qua, la questione intorno all'immigrazione, la questione principale più difficile da gestire è la retorica anti-immigrati, e per certi versi anche quella a favore, cioè la retorica che c'è intorno alla questione immigrati è più importante dei flussi reali che sono in atto e che nessuno è riuscito ancora a fermare.